Salve a tutti amici di YouTube, qui MikiPerfect96 che vi parla, benvenuti in questo nuovo video dove parleremo essenzialmente di una novità sui canali consigliati, ma prima di partire con questo volevo fare una piccola premessa sulla quale, ecco, vi dicevo che, vabbè, ci sarò a Torino, ve l'ho già detto, però ve lo riconfermo per chi non l'avesse capito. Io mi chiamo Mirko Longo, quindi per chi volesse conoscermi, vabbè, basta che vada a vedere l'elenco, tanto di tempo ce n'è. Comunque, se qualcuno mi riconosce anche di faccia o qualcos'altro, vabbè, va bene uguale, non cambia assolutamente niente. Sarò felice di conoscere chiunque sia mio iscritto, chiunque voglia, non lo so, vuole fare una chiacchierata. Di scambi, ragazzi, non mi porterò neanche il trade perché io le carte che ho nel trade diciamo che mi servono quasi tutte, perché ogni volta che scambio una carta cioè dopo 2 minuti che la scambio, ecco, mi viene in mente, porca puttana, potevo usarla in quel mazzo, ecco, mi viene sempre questo pensiero, quindi il trade non me lo porterò neanche, ragazzi, ve lo dico, cioè i scambi no, bah, perché a me non piace scambi, cioè, vabbè, lasciamo perdere, voilà. Dunque, quindi ragazzi ci vedremo lì. Ovviamente non so ancora il mazzo che porterò, cioè sempre manca poco, cioè, ormai dovrei avere già le idee chiare, invece non ce le ho, anche perché ragazzi non sto avendo tempo per testare un cazzo, non ho tempo di testare un cazzo, ma vabbè. E inoltre, vabbè, spero comunque vado lì per fare un result carino, abbastanza discreto, anche se non lo dico già da subito, non potrò trattenermi più di tanto perché sennò perdo il treno, perché per arrivare a Bologna i treni sono limitati, quindi probabilmente dovrò interrompere il torneo a un certo punto, quindi vedremo fino a che riesco ad arrivare, quindi auguriamoci che vada tutto per il meglio. E quindi già da adesso auguro buona fortuna a tutti. Allora, partiamo adesso con l'argomento vero e proprio di questo video, che è i canali consigliati, perché avranno una piccola variazione che dovreste stare a sentire per chi è interessato. Vi dico subito, allora i canali consigliati verranno cambiati dopo l'ICS di Torino, appena torno a casa io li cambio. Dunque, io adesso allora vi chiedo di ascoltare almeno sti 5-6 minuti, perché poi vi devo dire altre cose, anzi, perché la spiegazione è lunga, cioè io cercherò, sarà lunga perché cercherò di farvi capire filo per segno, perché non voglio gente che, cioè, piomba da non so dove, che, boh, non lo so, non sembra che non abbia capito niente. Allora, innanzitutto ci vogliono due requisiti per essere nei miei canali consigliati. Bisogna avere meno di 100-110 iscritti, quello è il limite. Bisogna averne di meno perché 100-110 iscritti, secondo me, è il limite dove qualcuno dopo può cominciare ad andare da solo con i suoi, con le suoi, con i, su, i suoi piedi senza avere bisogno di sostegni. Preferisco privilegiare chi ha meno di 110 iscritti, 100, cose così, perché loro non hanno niente, non hanno una base su cui cominciare a costruire il loro futuro. Ecco, invece chi ne ha di più, ecco, può cioè non può pretendere di avere la precedenza su queste persone. Quindi preferisco avere persone che abbiano di meno di 100 iscritti, ragazzi. 110 l'ho detto solamente perché diciamo che sarà il limite nel quale io poi vi toglierò dagli utenti consigliati e metterò un altro, ecco. Però bisogna avere meno di 100 iscritti. La seconda questione che vorrei tanto, e l'unica cosa che chiedo è che siate costanti nei fare video, cioè che non siate degli utenti inattivi, cioè che non hanno voglia di fare i video, che vogliono solamente iscritti gratis. Ecco, se me ne accorgo, io ovviamente. Porca vacca, mi è caduta una carta. Io voglio gente che faccia dei video regolarmente e che non sfrutti questa occasione solamente per avere iscritti gratuiti. Per il semplice fatto che è una questione di rispetto verso chi purtroppo ovviamente non potrà entrarci perché non ci sarà posto. Quindi io, ragazzi, vi controllerò i miei utenti consigliati, io li controllerò. Cioè, se io vedo che una persona fa 3 video a settimana, 2, 1, dove dice, magari non dice non ci potrò essere perché ho da fare, posso capire.
Se uno poi fa tre video a settimana ancora meglio, però ecco, non voglio gente inattiva, questo è il punto. Per il semplice fatto che se no non serve a niente, la gente non ha niente da vedervi e io vi tengo lì per niente. Seconda cosa, fate finta, queste sono le due cose che vorrei. Dunque, per chiedermi di venire sul mio, i miei canali consigliati, scrivetemelo in un messaggio privato, per piacere. Se mi scrivete nei commenti io non vi sto neanche a sentire. Quindi sicuramente ci saranno i tizi che vengono a scrivere sui commenti. Mi metti nei canali consigliati? Mi metti nei canali consigliati? No, scherzavo, dai Miki, non te la prendere. Va bene, continuate a divertirvi, va bene. Tanto, continuate pure a fare i bambini, a non crescere. Allora, un'altra cosa, ecco, scrivetemi messaggi privati perché non me li fa vedere a me Google Plus, la campanella di Google Plus non mi fa vedere i messaggi privati, però da Gmail su Google, prendo Google, me li posso vedere, quindi posso vedere le vostre richieste e metterò i canali fino a che non si esauriscono i posti. Se una persona mi scrive: Miki, mi metti nei canali consigliati ma non c'è posto? Ma non c'è posto? Io non memorizzerò il nome in lista di attesa, tra virgolette, perché se no io mi devo tenere una lista così di persone, cioè dopo veramente faccio un casino totale. Quindi se voi vedete che dopo avermi chiesto questa cosa, dopo 2 o 3 giorni non vi vedete ancora nell'elenco, vuol dire che il posto non c'è, ma basta anche contare. Perché i posti, ragazzi, sono 8 disponibili, non sono 10. 2 sono già occupati da gente che non toglierò per il momento. Acifin Network, che è la mia partner, perché la devo lasciare lì per forza. E DarkwoodDragon 77, che ha fatto l'avatar del mio canale. Quindi quello lì rimane sempre. Per ringraziarlo, dato che non posso fare molto per ringraziarlo. Quindi i posti sono 8. Ovviamente, ragazzi, appena vedo che un utente raggiunge 100, 103, 105, 101 iscritti e così, lo tolgo. E poi successivamente, se vedo alla prima richiesta che vedo nei messaggi privati, mi metti nei canali consigliati, ecco, prendo e metto lui. Non è che faccio code di attesa, perché ragazzi, non riesco a stare dietro a tutti i nomi, faccio del casino. Perché già ho i miei problemi, se poi mi metto anche tutti questi cose così, ecco, non veramente non ci sto dietro. Io vi chiedo scusa perché con un minimo di organizzazione si potrebbe anche fare, però dopo la gente rischia di stare tipo non lo so un mese ad aspettare di entrare nei canali consigliati, quindi vi consiglio di aspettare che la gente arrivi a 100 iscritti. E questo, ragazzi, è una cosa abbastanza astuta, perché così la gente si invoglierà ad iscriversi ai canali consigliati, così gli farà avvicinare ai 100, così dico ecco questo qui si leva dalle scatole, così ci vado io. Così gli iscritti vengono subito, ecco, in un certo senso. È anche una manovra un po' astuta così. Spero che funzioni, ovviamente. La prima richiesta, ragazzi, che vedo, che mi metti nei consigliati, il posto c'è, metto lui. Non faccio code, niente di nessun tipo, perché sennò non ci sto dietro. Ovviamente cercherò di stare attento con le varie cose, cercherò di mantenere un po' l'ordine. Ovviamente, ragazzi, dopo avermi mandato una richiesta di mettermi nei canali consigliati, andate sempre a vedere che il posto ci sia, ecco. Non salto nessuno, ecco, io vedo l'ordine in cui mi arrivano i messaggi. Quindi, ragazzi, state tranquilli che se il posto c'è e nessuno di prima di voi vi ha scritto, state sicuri che ci entrate e basta. Ovviamente, ragazzi, per la questione dei posti, mi metterò a scalare. Quindi il primo lo metterò tipo terzo, perché ci sarà Cifin Network, DarkwoodDragon77, poi il primo che mi manderà la richiesta, e a seguire tutti gli altri. Poi il primo, quello che verrà tolto. Se tipo è al quinto posto, il prossimo verrà messo al quinto posto, cioè ci sarà questo giro, ecco. In un certo senso devo mettere questo regime, perché sennò veramente c'è il rischio che qualcuno mi accusi di favorire qualcuno rispetto a un'altra cosa così. Quindi spero che si sia capito tutto. Se non avete capito qualcosa, me lo scrivete nei commenti, io vi rispondo.
cercherò di essere il più presente possibile per aiutarvi. E ho voluto fare questo per aiutare la gente un po' più che deve aiutare, cioè che avrebbe bisogno d'aiuto, e quindi spero che sia apprezzata questa cosa. Ovviamente ho dovuto fare un pochettino, userò dei metodi un po' poco ortodossi, però ecco, dovrò per forza far così. Parlando dei prossimi video, ragazzi, che ci saranno, vi annuncio che martedì della prossima settimana, non sono sicuro, vedrò se ce la faccio, farò la terza parte delle side, perché adesso sono usciti i nuovi mazzi con Shadow Specters. Poi vi porterò una nuova decklist aggiornata delle Hieratiche, che è una lista che ho fatto io personalmente. Come quasi tutte le decklist che ho fatto, le ho fatte tutte io da solo, non mi piace copiare, che si basa su questo bel mostro di extra, su questo bel 2x di Trident Dragon. E quindi, ragazzi, ve lo farò vedere, sarà una decklist molto curiosa, molto bella da seguire, che vi consiglio anche di stare a vedere. Poi ho una decklist del Bujin. No, il Bujin, ragazzi, deve arrivare i miei Kazuchi, che anche se non hanno un effetto che è carino, ma comunque sono dei guerrieri di bestia, quindi fanno partire tutto, ed è una cosa che il mazzo aiuta tanto, e l'ho notato perché giocando con soli 3 Yamato si nota la differenza. Per il resto, ragazzi, non so bene che cosa farò in futuro, anche perché comunque le idee stanno per scarseggiare, le opening non le sto facendo, perché credo che le uscite di adesso siano tutte dei grand flop, delle grandi spendi di denaro, anche perché io penso che le aperture non siano molto interessanti, invece lo sono perché lo vedo, però mi sembrano un dispendio di soldi, comprare delle tin dove non c'è roba buona. E forse speriamo che esca qualcosa di buono per, non lo so, magari nelle prossime special edition o qualcosa, magari qualche apertura ve la faccio, anche perché ultimamente sto sculando parecchio. Quindi niente, ragazzi, per un'ultima cosa, che veramente questa qui è una parentesi che apro, mi stanno arrivando un sacco di messaggi ultimamente che mi parlano di fare dei video diversi, cioè di argomenti diversi. Io, ragazzi, veramente non saprei che tipo di video fare, ed è per questo che io vi sto chiedendo. Qualcuno mi ha proposto pure dei gameplay, però, ragazzi, purtroppo allora non ho l'attrezzatura giusta, non so che giochi fare, perché io per PC non ho giochi, perché il mio PC non è fatto per, cioè il mio PC è potente, però non è fatto per mettere giochi. Io il PC lo uso per lavorare, ragazzi, l'uso per lavorare, per fare, cioè io ho dei programmi qui, di programmazione, cioè il DevC++ per programmare in linguaggio C, in linguaggio macchina, poi per scaricare musica, per fare video, per testare, cioè qualche giochino, c'ho solo un gioco, ragazzi, scaricato da internet, c'ho un gioco online che è fatto di carri armati dove ci si spara a vicenda, è l'unico che ho, perché non mi va di spendere 70 euro per comprarmi Call of Duty o stronzate varie, si chiama World of Tanks, che è una cosa, se l'ho scaricato io sì, lo potete scaricare tutti, è un gioco dove si comprano i carri armati, è fatto bene, davvero bene, per essere gratuito è fatto benissimo, dove si potenziano i carri armati, cosa così. Però non vi sto a fare dei gameplay su sta roba. E comunque ho anche la PS3, ma non ho con i Call of Duty. Comunque io, ragazzi, non sono di buon livello da parecchio tempo, perché non ci sto giocando più. Da Call of Duty Black Ops ero un discreto giocatore, facevo parte anche dei clan, però poi ho smesso, è scesa la passione quando ho cominciato a pensare che non fosse un granché come gioco, sia perché comunque erano dei copia e incolla, perché poi mi salivano un po', mi venivano un pochettino i rammarichi, cioè che c'è della gente che fa la guerra e loro volentieri non starebbero a farlo nella realtà, ma noi ci divertiamo a farla virtualmente. Ecco, quando mi cominciano a venire questi pensieri qua, da moralista a farla morale, cioè divento anche noioso. Però, ragazzi, purtroppo quando gioco lì
cioè non sono un fissato, ecco, non mi piace, non sono fatto così purtroppo, sono un flop su questo. Però quando non ho cazzo da fare mi ci metto volentieri, ecco. Quindi ragazzi, di altri video non so che fare, proprio non ho altri argomenti. Facevo video di Pokémon in passato, però ho smesso anche con quelli. Ero anche su YouTube, ragazzi. Una cosa che vi rivelo è che ero anche su YouTube quando facevo Pokémon. Avevo 11-12 anni. Nessuno di voi saprà, ovviamente, che facevo video, nessuno mi riconoscerà. Però avevo fatto dei video. Vabbè, nelle molte ipotesi che qualcuno mi abbia riconosciuto, ho fatto dei video su Pokémon Rubino e Pokémon Perla, dove facevo vedere come in Rubino, dove ca come catturare i tre regi, Rayquaza, i percorsi segreti. Poi dove trovare Cresselia, Giratina, queste cose qua. E con R4, cose così. Cioè, avevo avuto anche un bellissimo successo. Avevo anche più visualizzazioni di adesso, vi dico. Avevo tipo 160 iscritti. Veramente, questa cosa me la ricordo perché dico, cioè, io con 3.000 iscritti sto avendo un successo leggermente minore di quando ne avevo 160. A 11 anni, un bimbo minchia come ero io, cioè, con i Pokémon. Con un ventesimo degli iscritti, questo per dire proprio come la nostra community sia proprio sotto lo zero rispetto alle altre. Chiudiamo le parentesi. Ci vediamo a Torino, Rega, ai prossimi video. Scusate l'inattività, cercherò di riprendermi. Comincerò a fare la parte 3 della side. Sto facendo anche una intro per il mio canale, che però ragazzi non mi va di fare con Animoto o programmi super extra, cose così, sarà molto grezza come intro, ma non so neanche se la farò perché secondo me la intro è inutile, perché un utente quando clicca sul video vuole subito vedere il video e non stare a vedere la sigla, perché io lo vedo ragazzi che la gente salta i primi 10 secondi per saltare la sigla, dai, cioè è una cosa che vedremo se mi va voglia di metterla, vabbè. E anche perché come canzoni, ragazzi, io ci metto della roba abbastanza pesa. Per dirla tutta sono metallaro, quindi metallaro tosto. Quindi diciamo che abbastanza è cioè per le persone perfettine non è una musica molto molto che piaccia molto. Vabbè, ragazzi, ci si vede al prossimo video, alla prossima. Ciao!